È iniziata l'operazione antidegrado al macro lotto 0, il quartiere ad altissima presenza cinese da sempre al centro di problemi di convivenza legati ad abbandono di rifiuti, chiasso, affissioni e commercio ambulante abusivo. Ieri hanno preso il via i pattugliamenti di 6 agenti della municipale, 4 ispettori ambientali di Alia e, novità, gli interpreti e mediatori culturali cinesi individuati dalle associazioni culturali orientali, grazie all'interessamento dei consiglieri comunali Marco Wong e Teresa Lin. Il debutto del servizio è stato presentato stamani. Noi facciamo il possibile per fare anche più passaggi, a volte ne facciamo anche 4 in più al giorno rispetto a quello che dovrebbe essere la normalità, da qui l'esigenza di intervenire con un'attività di ispettori, con la Polizia Municipale, con un progetto nuovo. Abbiamo anche acquistato delle fototrappole che nei prossimi mesi dovrebbero giungere, quindi ci sarà un intervento coordinato da un lato dove sarà necessario installare anche dei dissuasori o comunque limitare l'accesso in alcune aree, dall'altro dove sarà necessario anche con l'utilizzo di fototrappole. La task force, attiva su 3 turni fino a mezzanotte, raccoglierà segnalazioni su ordine pubblico, degrado e regolarità di vario genere. Per favorire il contatto con i cittadini orientali sono stati coinvolti dei ragazzi di seconda generazione. Ecco come il consigliere Wong motiva le difficoltà che la comunità cinese continua a presentare nell'applicazione delle regole del porta a porta. C'è una parte di residenti che sono lì da lungo tempo, c'è però una parte della popolazione che vede il macro lotto zero come un punto di arrivo temporaneo. L'amministrazione comunale, insieme alla Regione Toscana, che ha finanziato il progetto di prossimità con 225.000 euro per 3 anni, ha individuato 5 aree sensibili della città in cui è necessario un intervento di prevenzione e di repressione dei comportamenti sbagliati. Il soccorso, dove il servizio è stato sperimentato, il macro lotto zero appunto, San Paolo, San Giusto e la zona da via Strozzi a via Medaglie d'Oro. Abbiamo pensato di alternare le zone con una cadenza bimensile, più che altro focalizzata sulle macro aree, soccorso e macro lotto zero, e poi alternare per non abbandonare completamente gli hotspot e continuare ad avere un presidio sul territorio.